Ciao ragazzi, allora, dovevo portarvi un vlog perché veramente sentivo la necessità di portarvelo, perché ho fatto la postazione nuova, ho deciso un po' di cose e vi devo dire una cosa importantissima. Allora, voi mi prenderete per pazzo, ma io veramente ho perso la voglia di fare le carriere allenatore. Voi mi direte, magari l'ho anche notato nel video e tutto il resto, nei vari video e via, però ragazzi vi devo svelare un segreto. Io praticamente un anno fa circa, quando ho fatto il boom, diciamo, sul mio canale con la carriera col PSG, col Paris Saint Germain, diciamo che mi sono trovato per caso, perché io vi dico proprio la più sincera verità, a me non piace fare le carriere allenatore, a me piace giocare con la gente reale, a me piace il competitive di FIFA, anche se io non sono un pro o cose del genere, mi piace vederlo, mi piace da morire l'Ultimate Team, mi piace tutto questo. A me la carriera, vi dico la verità, non piace, però mi sono trovato a iniziare così e quindi sul canale ho portato alla fine quella. Però non è la mia passione, vi dico proprio la verità, infatti, cioè, ho visto che comunque andava bene, cosa alla fine mi è sembrato un pochettino brutto il fatto che mi sono creato il pubblico solo sulla carriera allenatore, quindi dovevo fare per forza quella e quindi andavo forzatamente a fare determinate cose. Ora, ragazzi, ditemi voi una soluzione. Io ho in mente un sacco di serie su Ultimate Team, però le porto e poi non sono viste. Specialmente ai miei amici youtuber che vedranno questo video, se magari potete darmi una mano, io vorrei portare l'Ultimate Team in generale, perché veramente la carriera allenatore io non mi reputo neanche un esperto. Infatti avevo messo anche una copertina su YouTube del banner esperto di carriera allenatore, ma alla fine non è vero. Sì, conosco giocatori e tutto il resto, però alla fine non è vero. La cosa fondamentale, ragazzi, è che a me piace l'Ultimate Team, cioè io guardo sempre i video di Just Ron, i video di Leo di Foot Italia Channel, che è bravissimo e merita molto di più. Che ne so, mi piace vedere i video del Principe, per farvi un esempio, i video di Fabio Denuzzo, che è anche un amico e lo conosco, tutta questa gente qui. A me piace fare quello. Purtroppo la carriera alla fine è un ripiego, perché ho visto che il pubblico me l'ero creato lì, era andata benissimo e quindi ho creato una sorta di casini e non ho mai portato veramente a termine, a parte magari il Watford del Bologna, a termine una carriera allenatore. Ora magari nei commenti, ragazzi, sarei curiosissimo di vedere cosa ne pensate, mi piacerebbe sentire la vostra opinione, sarebbe veramente importantissima. Ditemi un po', io per il momento ho una serie in ballo col mio grafico, stiamo creando qualcosa, però veramente è dura, è durissima. Comunque ragazzi, vi saluto, mi raccomando, il commento qui sotto questo video è importantissimo, non mi interessa né mi piace tutto il resto, voglio un commento con quello che pensate veramente. Calcolate la mia situazione, vi ho detto proprio una verità, magari molti non lo sapevano, non se l'aspettavano neanche, ma è quello che mi succede, quello che sono e quello che avviene. Quindi ragazzi, un saluto a tutti da Reggio.